Penso che sul documento, così come è stato formulato, non c'è da dire più di tanto, nel senso che penso che sia largamente da condividersi sotto il profilo giuridico. Sul piano politico è intollerabile, lasciatemelo dire, e così considerai quando c'è stata quella comunità del parco, l'ultima che avrebbe dovuto rimettere in discussione il parere della comunità del parco precedente, che aveva sancito il no, che era un no di carattere politico, per dire al comitato direttivo di questo ente, al presidente, vedete che noi non siamo d'accordo, non solo non siamo d'accordo, ma approvammo anche il piano del parco con un parere, la comunità del parco, dove nessuna centrale a biomassa di questa dimensione è prevista all'interno di quel piano. Io mi rendo conto che c'è un tentativo, perché il problema di questo parco, veramente bisogna smetterla qui, perché questo parco finora, al di là della centrale, è un parco che è stato contro i cittadini, è un parco che ha significato. Si è limitato finora a dare il contributo al comune di 500 euro a Tizio, 1000 euro a Caio, 800 a Sembroni, eccetera, un clientelismo vergognoso. Al di là del merito e al di là dell'opinione che si poteva avere su questa questione, perché diciamolo francamente, il parco, il presidente del parco poteva anche avere un'opinione diversa da parte delle amministrazioni locali Castelluccio e Viggianello, ma che fosse l'Enel a chiedere il rinvio ci stava, si poteva capire, ma che l'abbia chiesto chi rappresenta questo territorio e i cinque componenti del comitato direttivo che sono espressione dei consigli comunali dei sindaci, è una vergogna. Qualche giorno fa ho intervistato un rappresentante sindacale, no? Perché poi uno cerca anche di capire. Allora, qui ci sono sempre 100 posti di lavoro, ma fatica a capire come... 35! Siccome faccio fatica a capire questa cosa, allora io dico, è una questione... Benissimo, il documento. Dobbiamo lavorare tutti per lo sbandellamento. Bravo. E ci sa, allora sì che forse. Allora sì che poi in questi ultimi tempi sono morti due miei amici. Erano tutte e due dipendenti dell'Enel, lavoravano tutte e due al Mercure. Ovviamente io non so la patologia, ma ad ognuno di noi è data la possibilità di immaginarla, certamente aver visto dei cari amici che sono stati protagonisti anche della centrale, avevano un ruolo anche importante, cioè del merito, aver dovuto partecipare al funerale di queste persone è stato un grande dolore. Quindi dico, non so quanto queste cose sono legate, l'amianto, le questioni che conosce molto meglio di me il dottor Laghi e meglio sicuramente tutti quanti noi, ma il tema è esattamente questo. Allora, giuridicamente va bene il documento e io non ci aggiungerei proprio nulla. Sul piano politico qui bisogna dire basta, c'è bisogno in questo parco di discontinuità, basta con le campagne acquisti che vengono fatte sugli amministratori locali, perché il tentativo di ridiscutere quel parere è perché nel frattempo si elargiscono contributi per quelle amministrazioni comunali. Allora, per essere chiaro, c'era un istituto che fu inaugurato a Praga, che tutti quelli che hanno studiato storia si ricordano, ci fu una defenestrazione a Praga, quindi è probabile che alla fine le iniziative andranno anche in questa direzione, cioè voglio dire, la battaglia, lo scontro si farà duro. Per quanto mi riguarda non posso che ringraziare, signor, qui è stato qui per un mese, io pure sono venuto una mattina giusto per salutare, anche un po' per vedere, perché mi rendevo conto che non era un'occupazione vera e propria, era un presidio
che serviva. Oggi, secondo me, bisogna andare oltre, perché non vorrei che poi anche le nostre comunità, quelli che non partecipano, fanno come quelli che hanno tollerato per 20 anni ciò che è accaduto nel Casertano, perché finalmente là si stanno svegliando, 170.000 persone protestano perché viene fuori che lì sono stati interrati i rifiuti. No, allora il problema è questo qui, e su questo io penso che bisogna mettere in piedi energia, forza. Purtroppo noi non siamo stati forti, non voglio fare polemica con la Chiesa, ma la Chiesa si è mobilitata per Scanzano, i vescovi erano a Scanzano, i preti, i vescovi, e non li abbiamo visti nella nostra battaglia, seppur invitati da me personalmente, non hanno dato la loro disponibilità. Quindi noi abbiamo la necessità di far diventare questa battaglia anche il patrimonio di queste istituzioni. Mi riferisco ai vescovi, mi riferisco ai sacerdoti, perché loro pure possono svolgere, perché è stato sottovalutato questo a problema. Casa pure i preti che questo, è, questo è il tema. E quando voglio spendere un'ulteriore parola soltanto in una specie di campagna acquisti che sta facendo Lenin, di cui già si è parlato nel documento, quello di pagare i comuni. Io penso che la salute non è prezzo. E poi scusatemi, perché bisognerebbe darla al sindaco di Rotonda, non lui personalmente che non ne ha bisogno, al comune di Rotonda? Cioè, come si convenzerebbe il danno che si fa a una comunità dando i soldi a un comune? Io lo voglio rimarcare, perché nulla si fa per avere una viabilità decorosa, per avere i servizi di natura collettiva, però si cerca di corrompere, perché di questo si tratta. Le amministrazioni comunali disponibili, ovviamente, non tutte, perché la questione si possa trasformare in soldi. E io penso che qui abbiamo bisogno di alleate, abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno di fare iniziative evidentemente più forti, con più persone pure, perché questa è una cosa non più tollerabile. Io non so quanto danno fanno le nanoparticelle, so perfettamente quanto danno fa la spazzatura. E siccome questo progetto per stare in piedi ha bisogno di bruciare i rifiuti, allora l'equazione è bella fatta, quindi su questo noi abbiamo bisogno di passare a una fase più importante. Dopo, a questo punto, direi, mi permetto di dire, perché sono d'accordo a togliere il presidio per una ragione semplicissima, che poi alla fine perde di significato, quindi si tolga il presidio e vediamo se il TAR tira fuori la sentenza che stiamo aspettando. E dopodiché, io aggiungo di più, anche se è favorevole, qua sopra bisogna smantellarli.